Caltamurgia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando a progetti di conservazione, educazione e valorizzazione del territorio. Il Parco dell'Altamurgia è stato dichiarato Geoparco Mondiale UNESCO. L'area rientra nell'elenco dei 213 geoparchi al mondo diffusi in 48 paesi. È un enorme passo in avanti per il territorio, significa entrare in una rete mondiale di geoparchi, oltre 213 geoparchi a livello mondiale, in Italia noi diventiamo il 12° geoparco e significa raccontare a tutto il mondo le nostre eccellenze, oltre ad essere una importante occasione di sviluppo, diciamo, per le nostre comunità. Dove cielo e terra si incontrano, dove la natura regna sovrana e l'uomo vive in armonia con la terra. Un traguardo storico per la Puglia che conferma l'inestimabile valore geologico, naturale e culturale delle terre di Murgia. Noi abbiamo presentato la nostra candidatura nel novembre del 2021, questo dossier che è stato redatto in parte dall'Università di Bari, dal Dipartimento di Scienze Ambientali e Geologia, e abbiamo raccontato in questo dossier le nostre potenzialità, il nostro patrimonio geologico, perché l'Altamurgia è un paesaggio geologico, è come è stata definita il paradiso dei geologi, e questo dossier è stato preso in considerazione dall'UNESCO. C'è stata una prima visita di valutazione, ricordiamo, nell'ottobre del 2022, e poi successivamente una richiesta di integrazione dal Council. Successivamente abbiamo continuato a lavorare sulla valorizzazione della nostra geodiversità, del nostro patrimonio che non è solo geologico, ma ricordiamolo anche paleontologico, culturale, archeologico ed enogastronomico, e abbiamo avuto una seconda visita dei valutatori nel luglio di quest'anno, e il Council stamattina ci ha ha riconosciuto tutto questo lavoro e ci ha proclamato Geoparco Mondiale UNESCO. Ovviamente c'è su questo territorio un enorme valore aggiunto che è costituito dalle oltre 25.000 orme dei dinosauri custodite a Cava Pontrelli ad Altamura e dallo scheletro dell'uomo di Altamura. Il Parco dell'Altamurgia entra così a far parte di una rete globale di territori riconosciuti per il patrimonio geologico di rilevanza internazionale, una prospettiva di crescita che attende le comunità locali. A fronte di questo riconoscimento la comunità dovrà lavorare ancora di più, perché dovrà lavorare a rendere sempre più fruibile il suo territorio e i suoi beni e soprattutto a mettere in rete tutti i geositi di valenza nazionale e internazionale presenti sul nostro territorio. Abbiamo lavorato molto su tutti i livelli, non solo sul fronte scientifico, con l'università, il Dipartimento di Geologia, con l'Ordine dei Geologi, con la SIGEA, ma abbiamo lavorato con tutte le altre associazioni ambientaliste e culturali, con tutti i comuni, per la valorizzazione appunto del nostro patrimonio. Abbiamo anche lavorato molto sul fronte della sensibilizzazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che ricadono nel Parco Nazionale dell'Altamurgia, diversi progetti tra cui ricordiamo quello di GeoSchool, appunto, che spiega ai ragazzi l'importanza della geodiversità presente nel Parco Nazionale dell'Altamurgia, il cui paesaggio è geologico. Ricordiamo che il Parco dell'Altamurgia è definito il cuore di pietra della regione Puglia.